Alleluia. Sotto me di Kena Jess, si ho traio che trovo pastore Gigo, ande Italia, canavilo dele prigiardiale scotraio, a voi prigiardiale del Ves. Ande cadela patrezzi, ande cadela video, tu me di Kena, o ministerio de scapuciaco, taigelo, che piccio sardias, a mi sardias se guardo alle deuleschi. E nei siti di Deulesche, che già già le bucine di Deulesche in Italia, che mi creano del per le schiacciare, per le schiacciare e per stare servitori a attacco di Alcandria in Italia. Cadossio Barosso il Somos, che crede a Odel, quando traio, che te lo pastoro dico. Amen. Testimonianza di fede, noi ti battezziamo nel nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo. Amen. Fratelli francesi e da pastori evangelici italiani, assiste alla imposizione delle mani, secondo la tradizione apostolica, su tre predicatori brigani, i primi tre ministri della parola ufficialmente riconosciuti in seno al movimento degli brigani evangelici d'Italia. Questo dello stile di vita che cambia in seguito all'annuncio dell'Evangelo è un elemento costante di tutte le testimonianze che abbiamo raccolto. Addirittura, un certo numero di mestieri tipici degli zigani sono stati abbandonati dagli evangelici, non perché negativi in sé e per sé, ma in quanto si prestano più facilmente di altri, esempio tipico la stuccatura in oro, ad un comportamento commerciale scorretto. Ci sono delle tradizioni, delle abitudini che cambiano quando i rom diventano evangelici? Sì, molto. Per esempio? Per esempio, le donne prima leggevano la mano, adesso non più.
Poi dopo andavamo molto sulle feste dei santi, che facevamo delle grandissime feste, adesso non le facciamo più. Poi c'era ancora le romanesi, si chiama la pomana, che molti gaggeri sedentari la conoscono, cioè il banchetto nuziale, banchetto per i morti, che si dava un mangiare al morto, adesso non si fa più. Queste sono usanze dei nostri antenati che attraverso la parola di Dio abbiamo capito che non era buono, ed è sono cose che abbiamo abbandonato, cioè il Signore ci ha fatto capire che non sono più buone. Per esempio, perché la lettura della mano? Perché la lettura della mano, devo dire la verità, era una menzogna. Perché solo chi può salvare e guarire è Gesù. L'uomo cosa può fare? Un uomo, un altro uomo non può fare niente. Un peccatore, un altro peccatore non può salvare. Ma c'è una persona solo che può salvare, cioè Gesù, colui che è morto per i nostri peccati. Ci sono altri elementi, per esempio, della vita familiare, della vita di gruppo, che sono cambiati? Sì, molto anche. Prima, per esempio, la moglie, la donna, per noi era un oggetto. Doveva avere tanti figli, lavare e far da mangiare. E nient'altro, invece adesso no. Adesso la donna è diventata un personaggio, è diventata come l'uomo quasi, rispettata, voluta bene. Perché? Attraverso questo cambiamento nella vita spirituale. Ci ha fatto la Bibbia, ci ha fatto capire molte cose che sono molto preziose, che noi prima eravamo ignoranti, non le sapevamo. Però che papà, io non credo, ma guardate, una buretta, hai il pane qui, che è rimasto per te. Non avendo delle chiese, dei luoghi fissi, dove li incontrate? Noi andiamo a predicare il Vangelo con le nostre famiglie, troviamo delle famiglie che sono di 8-10 roulotte, andiamo noi con le nostre famiglie, con la nostra roulotte andiamo da loro, appiantiamo una tenda, facciamo un grande fuoco e li chiamiamo lì e cantiamo dei cantici al Signore, degli inni, così questi cantichi li chiamano come delle campane che suonano in una chiesa. Purificato, purificato dal sangue di Gesù. Fare un lavoro con i nomadi implica naturalmente delle difficoltà, dato il loro diverso stile di vita. Fare un lavoro con i bambini nomadi probabilmente ne implica ancora di più. Quali sono le difficoltà di un lavoro con i bambini? Dunque, il lavoro con i bambini prima di tutto è attirare la loro attenzione. Noi abbiamo usato il sistema flanelografia perché loro devono vedere, non sapendo leggere, sono obbligati a vedere qualche cosa e quello li interessa. E sono molto interessati soprattutto quando le parliamo dell'amore di Gesù, perché per loro essere amati è una cosa meravigliosa. Essendo sempre stati mandati via come dei cani, bisogna dirlo. La società nella vita dei sedentari. Anche se, per esempio, non so, arrivano in un comune dove l'autorità è disponibile di aiutarli, magari mandando un pulmino, come è successo nel rione Vallette di Torino, loro non accettano. Anche le mamme, i genitori stessi, non sono contenti di mandare fuori dal campo i loro bambini. Sono ben contenti che qualcuno venga nel loro campo e li ammetta. Lo si potrà discutere, ma va prima compreso alla luce di secoli di storia. I Rom non mandano i loro figli a scuola, non perché contrari all'istruzione, ma per la difesa della propria identità etnica e culturale. Hanno dunque difficoltà ad uscire dal loro mondo, ma non a lasciarvi entrare contributi e persone dal mondo esterno. Dalla lingua italiana all'alfabetizzazione, dai transistor alla predicazione dell'Evangelo. Anzi, abbiamo scoperto che non è infrequente nemmeno l'ingresso e l'integrazione completa nel loro mondo di persone non zigane. Signora Rosalia, lei non è nata fra i Rom, qual è la sua storia? Io sono nata a Palermo. Un giorno sono accampati dei zingari vicino a casa mia, io avevo 15 anni. Ora ho fatto amicizia con una ragazza di loro e dopo ho conosciuto quello che oggi è mio marito, siamo scappati, sono sposati. I primi tempi mio padre non era d'accordo, ma dopo... Adesso abbiamo 5 bambini, c'ho già 20 anni che sto qua. Mi sono arrivata che giravo anch'io. E poi girando ho conosciuto questo zingaro e avevo 14 anni. Ma non mi sono pentita, sono stata sempre felice con questa persona. Dopo che ho girato un poco e mi sono trovati questi evangelista,
È 31 anni che sono sposata, ho avuto 12 figli, ce ne ho 9 viventi, e 2 anni che sono battezzata, ma del Vangelo. E io sul Vangelo mi trovo molto contenta. Non mi interessa altro di niente, mi interessa la felicità dei miei figli, di essere onesta, di fare la strada del nostro Signore. Ebbene, i primi contatti li ho avuti nelle Valli Valdesi, quando ero pastore a Pomaretto, e dopo le prime conversioni francesi, un piccolo gruppo ha preso contatto con la nostra minoranza valdese nelle valli. Non sappiamo la ragione per cui sono proprio arrivate nelle nostre valli. È probabile che la nostra lunga sofferenza di persecuzioni secolari abbia in un certo qual modo identificato un po' anche con la loro situazione. Essere casto nel romano del tempo moderno della mia, nel caso della famiglia Asa, Valdichiana, Pafferezzo, che ha lasciato la mia piazza in Caffa, che siamo diretti da Bergamo, di casa di Roma, che ha fatto il barile missione che troviamo nel padre Stefano, per cogliere del lecci. Finasca per la quaro sono famosi. Alleluia! Amen, amen! Hai ben mai amare parlare da Bergamo per tutto il retrito, per tutto le famiglie, hai ben mai parlare da Niamso, da Inghilterra, da Franzuso, hai parlato a Savo, a Gesco, a Roma, che era su pari missione della sera. Hai con voi di chiave coviglio, che sono sotto modello di venire, che tu mare sciavetto, mare famiglie, hai canavella con voi di assolena missione, diciamo, che è malato le depressa, che è sul solto, mi dà una svalessa sterelta, mi dà una cadeo asder, mi dà una pirate, hai un che va davvero tutto che sta vorrendo. Amen. Con quanti di fiera che ho video, che sul solto, mi dà di venire, mi dà parte le depressa, mi dà una bravo dico, già da tutti che pur sul suo modo, con pace, con benedizione, pensiate mai in famiglia. Amen. Amen. Le gom sam respime. Ai cate pecati a voi, dai a me patria. Se ne sta la mia, dale sosta. Che cate pecati a lina, dai a me te. Leo, Leo. Cate le Cristos, ecco qua ciao. Che voi si ciace sciavane, lingua ammirato.